Caccia al tesoro su un'isola. Loro sono laggiù. Siete pronti? Hanno 24 ore per completarlo. Affronteranno diverse sfide per tutta l'isola di Tenerife, una più difficile dell'altra. Metterò a dura prova la loro amicizia. 3, 2, 1, vai! Il primo indizio è qua dentro, ma più tempo passa, peggio è. Li vedo, stanno arrivando. Oddio, manca pochissimo. Eccolo, qua dentro è il primo indizio. Buona fortuna. Come è andato? Ecco gli altri. Ora li vedete molto uniti, ma non sanno che ogni sfida è stata studiata apposta per farli litigare. Non c'è niente, bravo, fidate. Aspetta un attimo. Ti fa mollare così, così lo devo. Oh, aspettate. Ok, è iniziato senza che io lo dicessi. Oh! Aprite pure. Bagniamo le bagnate. Oh, meno 13, 701. Ogni volta che completerete una sfida avrete un pezzo di coordinate per il tesoro finale. Questa è una di 4. Mentre qui c'è l'indizio per la prossima sfida. Io devo arrivare qui. Ti do una macchina. Ok, grazie. Una bella macchina. Una bella macchina. Andate, il tempo scorre. E il tempo sta andando. Devono arrivare dall'altra parte dell'isola, ma ovviamente non è così facile. I telefoni qua. Oh, e come ci arriviamo? Non lo so. Se mi chiama mamma. Ci rispondo io, ci parlo io. Ci vediamo lì. Senza navigatore non è poi così facile. Li vedo confusi. Nosotros tenemos que ir aquí. Ir de aquí. Vale. Y venir por aquí. Dai, l'autostrada l'abbiamo presa. Tocca andare sempre dritti. Non vorrei di niente. Tutte le strade portano a Roma, quindi potremmo capire pure a Roma. Nel frattempo io ero già arrivato a destinazione. Abbiamo parcheggiato perché stiamo entrando nella giungla. La realtà dei fatti era che noi dovevamo fargli credere che ci fosse della cacca dentro. Poi dirgli no, in realtà non è vero. L'abbiamo trovata per strada e quindi alle gai ha detto proprio male. Avrei questa cosa sbocconi. Tengo che ir a chi? Credo che sia il mismo cammino per ir al trade. Ir al trade hai una ruta. Non sei a fare a chi? Secondo me questo cappellino ti ha dato le indicazioni sbagliate. Io non pensavo che essere uno youtuber volesse dire questo. Pensa loro, 2 ore di macchina senza navigatore. Si aspetteranno un'attività incredibile. Invece è questo. Perdona! No! Perdona! Non scendo io. Scendi un attimo. No, se ne sono andato. Sono andato. Ci aggiungiamo un po' di robaccio. Mi spiace così tanto. È tutto un piano per far disgregare il gruppo. Dobbiamo fargli odiare alla fine di questo video. È l'obiettivo. Vicino, una città vicino, per favore. Ah, bro, montagna di fuoco. Bro, non c'è niente. Non c'è niente, bro. Non c'è, però. Fidate. Aspetta un attimo. Finalmente, dopo ore, sono riusciti ad arrivare all'entrata della giungla. Olè, la macchina di volte. Dai. Allora, la X l'abbiamo trovata. Ora troviamo un monte. Dovrebbe essere qua da queste parti. Per trovarmi bastava seguire il sentiero principale. Ma si sono messi a seguire le X che non ho messo io. Un'altra mezz'ora è passata, ancora qui. Nessuna notizia. Non vorrei che fossero entrati proprio dentro la foresta, fuori dal sentiero, perché sarebbe un problema ritrovarli. Monte! Monte! Se ti abbaglia, forse è lui. Io seguirei questa, raga, perché Là sotto ce ne sono altro, troppo facile. Dai. Ricordiamo che siamo dentro le nuvole. Magari non l'ha messa Monte. Ma che? Perché pare pure vecchia, non lo so. Ah, può essere che stiamo a seguire un... Hanno così capito di dover tornare sul sentiero principale. E il tempo continuava a scorrere. Oh, occhio, occhio. Okay. È passato Monte da qua. Che cos'è? È passato il merda. Oh! Non so come dirglielo, ti giuro, non so come dirlo. Più lontano, mi raccomando. Sono andata? Un po' di strade sbagliate, non ci siamo riusciti. Okay. Che vi aspettate? Non lo so, io penso a bere, per favore. E questa l'acqua che ha portato per noi. Ok, venite. Vi siete divertiti in barca? Sì. Una cifra. No. E no. Vi tocca la merda, raga. No. Come avrete già capito, il prossimo indizio è lì dentro. Io non mi schifo. Vogliamo mettere le mani in due, fra. Non volete sapere cos'è? Sì. Ci avete presente la cacca di cavallo che stava laggiù? Bra. Non mi schifo della cacca di cavallo. Ma come? Non guarda l'occhio. Io lo faccio. Sei il capitano. Io ci voglio credere. Questo fosse molto difficile. No. Siamo... lui fa schifo. Quindi lo sta a fare da solo. Non mi sente la mano. No, se fai da tua mano. Se lo stiamo a fare tutti insieme, lo ci sto pure io. Diciamo sereno in pace. Tutti insieme. 3, 2, 1. Ah!
No, la dobbiamo pure prima. No. Occhio, non la rompe. Vediamolo, vediamo. Tanto, se no... Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Ecco. Aspetta, 5, 2, 6, 0. Questo è il secondo volta. 5, 2, 6, 0. Apri qua. Senatorio, sanatorio, lo so dov'è. A Bari, la città abbandonata. No, no, la città abbandonata. Però ci dobbiamo sbrigare, raga. Andiamoci a pulire e andiamo al sanatorio della. Ma puliamoci così. Niente, fino ad ora non sono riuscito a farli litigare. Speriamo che il trovare la strada giusta per la prossima sfida li metta in difficoltà. La strada migliore da fare è tornare indietro, andare qui, prendere questa autostrada. Indicazioni per l'aeroporto e arrivi Abates. Siamo qui, è passato un po', ancora niente. Il problema in realtà è il tempo, sta per fare buio. È qui. Troppo facile. Vamos. Capitano è tornato, ragazzi. Sono riuscito ad arrivare, ma dalla parte opposta all'entrata. E più tempo passa, più cala il buio. Non ottimale per la sfida che li aspetta. Come avete fatto a entrare da te? Da dove siete passati? Cioè, lo sapete meglio di noi la strada. Salita. No, ho detto che questa è la facile. Tra mezz'ora fa buio. Il prossimo indizio è nascosto in una città abbandonata. Tutta la città. Tutta la città? Avete due torce. Noi siamo quattro. Questo non lo so, dividete, fate come vi pare, non lo so. Perché l'hai dovuto fare? Lo sapevi. Separati in una città abbandonata con sempre meno luce. Mi serve un segnale che faccio. Aspetta. Vabbè. Io non penso che l'abbia messa la prima casa. Potrebbe essere, come potrebbe non essere, non lo so. Cioè, io lo so. Ci sono decine e decine di edifici da controllare. Non è una sfida facile. Siamo entrati nella prima casa e... Ok, niente. Tutto è bene, capite? Ci stanno guardando in dubbio, ma... Tocca solo entrare nella casa giusta. Ma questo non credo, perché era la prima, dai, ci sta. Era abbastanza scontato. Un po' palese, ne siamo persi in busta. Non c'è niente. Vabbè, ti pare che dobbiamo entrare all'inizio, dai. Continuiamo avanti. Il fatto è che qua ci stanno veramente tante cose, cioè proprio cartacce, cose. E lì, mi raccomando, se trovi qualcosa. Sta scoppiato sto ragazzo. Spero di trovarlo prima che faccia buio, veramente, perché non ho paura di molte cose, però comunque è una città abbandonata di notte. Ma bro! Oh! L'ho trovata! Easy! Fammi venire all'altro! Ha urlato Elia! Questa sarà l'altra cordina. Oh no! Bonus! Bonus? Avete trovato il bonus. Ok. Che è una cosa che vi servirà dopo. Quindi c'è ancora altro da trovare. C'è da trovare l'indizio. Continuano quindi ad esplorare divisi in due gruppi, con la promessa di lasciare la cattedrale per ultima, da esplorare tutti insieme. Ma qualcosa va storto. Un gruppo inizia ad esplorarla da solo. Allora, aspettate! Oh, aspettate là! Oh, aspettate! Tanto che non sapevo veramente che avessi sotto sta cosa. Dai, ragazzi, prego, prima usciamo da qua è meglio, poi se ci sta o non ci sta. Sere, non ti spaventare, c'è un piccolo gechino. Madonna, quanto è grossa. Eccola! Eccola! Vedi? Ah, bro, bro. Oh, perdon. Leggete? Ok, altre coordinate. Ok. Ok, quindi questo... abbiamo tre. Abbiamo tutte le coordinate. No, ce ne manca una. Abbiamo il bonus, ci puoi dire il bonus? Venite con me. Quindi li ho fatti bendare e portati in un posto speciale. Uno, due... Questo è quello che volevo. Una villa con piscina per potersi riposare e divertire in attesa del secondo giorno. Chiavi della macchina confiscate, venite con noi in un punto. Mini golf. Speravano nel mini golf, ma quello che li aspettava è forse la sfida più difficile fino ad ora. Oggi vi divertite, secondo me. Vi do questo. Oh, vai. Gran Sur. È il centro commerciale. Non avete una macchina? No, farete una cosa che io ho fatto per tutta no, Italia. No, l'autostoro. Io vado con la pregna. No. Raga, ma non è divertente questo. È divertentissimo. Il mini golf era divertente. Il primo team che arriva potrà fare colazione, gli altri no. Andiamo verso gli italiani. Che quindi potrebbero capire le nostre esigenze. C'è una via qua, Calle Mexico, dove ci stanno tutti i ristoranti tutti italiani. Italiani. Se ce ne portano sul Porsche, sarebbe male. Punto su di te. Cazzo. Porfa.
E dobbiamo arrivare al Grand Sud in auto, se sto. Perché è illegale? No, non so se tu stai con qualche mezzo, se... Sì, però non ho, c'ho la macchina piena. Avevamo due persone, una non c'è e l'altra ci ha detto di fare quello che stanno facendo loro da 10 minuti, quindi abbiamo solo perso tempo. Sì. Ci ho provato a darci una mano, però non ce l'ha voluto dare fino in fondo perché sapeva che ci poteva accompagnare davvero. Mi sento troppo agitato. Sì. Ma in difficoltà, eh? È strano fare l'autostop, il conto è chiedere. No. Non mai. No, vanno troppo veloci. Dai, brava, brava, Serie, se fai così. Favore, fermati, sì. Attenzione, abbiamo trovato, aspetta. No, impazzisco. Raga, dobbiamo andare a Grand Sur. Dov'è? 5 minuti. Un centro commerciale 5 minuti da qua. Vai. Grazie ragazzi. Grand Sur, è un centro shopping center. Ah, italiano. Dove sta? Sta vicino a Fagnaberto. Grazie. Non ci credo. Che non sappiamo con loro dove stanno, no, capito? Quindi può darsi che... Vabbè, già 3 minuti e siamo lì. Da quando siete partiti? Da quando è partita la sfida? Penso massimo 20 minuti. Sta un'altra coppia di amici nostri, seguiti da un'altra persona che li sta riprende. Non sappiamo se hanno già fatto lo stop e già sono arrivati là, capito? Quindi è tutta una sfida. Tempo ragazzi, il tempo! Siamo qua da mezz'ora aspettando. Quindi colazione più che meritata per il team Elia e Pacio. Favore della vittoria. Vai, prendiamo. Ah, faccia loro. Ultimo pezzo di mappa, ho perso la busta. Finalmente. Quindi ecco, sì, qua dentro. Vabbè. Questo dovreste completare le coordinate. Ah, si attaccano, ok. Ce l'abbiamo. Ci vediamo là. Okay. Ah, tra poco. Ci vediamo però. A piedi, ragazzi, non lo so. Ci vediamo là. Ce l'avete fatta? Qua dentro c'è il premio di accesso per la caccia al tesoro in tutto il mondo. Ma c'è un ma. Siete ancora nei team di prima, 1 e 2. Ora finalmente vedremo se sono riuscito a spaldare il gruppo. Si giocheranno il premio a dividi o ruba. Se entrambi i team scrivono dividi, il premio verrà diviso tra tutti. Se un team solo scrive ruba, ruberà il premio agli altri. Mentre se entrambi scrivono ruba, nessuno prenderà niente. Ma gli infami? No, io proverei di scrivere dividi, anche perché penso che loro dovrebbero fare gli infami. Sarebbe figo rubargli l'esperienza. Noi siamo arrivati prima. Noi siamo il team migliore. Noi si sperate di vide. Al massimo la prendiamo in quel posto se loro scrivono ruba. Però c'è pure da dire che abbiamo messo la mano nella merda insieme. Esatto. No, poi fino a che non si fa viviamo insieme, quindi potrebbe essere complicata la convivenza. Un'altra cosa è che abbiamo messo le mani nella merda insieme, letteralmente. Quindi dai, sta che andiamo a fare tutti insieme la caccia al tesoro. Penso che loro abbiano votato dividi. Loro sono un po', diciamo, cioè ci mettono troppo i bastoni tra le ruote. Però direi di provarcela, almeno andiamo. Facciamo dai, tutti insieme la caccia al tesoro. Secondo me loro hanno messo dividi. Il cervello mi dice ruba, il cuore mi dice dividi. Però sarebbe figo mettere ruba. Io vorrei troppo mettere ruba. Dai, dai, scrivete. Al 3 aprite. 1, 2, 3. Sì! Dai. Questo era il primo episodio di Caccia al Tesoro. Tanti altri concorrenti competeranno per Caccia al Tesoro in tutta Italia, Europa e così via. E i vincitori di ogni edizione si sfideranno per il premio finale in Caccia al Tesoro in tutto il mondo. Abbiamo i primi qualificati. Consigliatemi altre persone e luoghi per i prossimi episodi.